e come secondo faremo il filetto al pepe verde. Abbiamo già tagliato la pancetta a striscine, l'abbiamo messo sulla padella con un po' di olio. Ora accendiamo il fuoco. Ok, e poi ora stiamo tagliando il barbozzo e poi lo metteremo sempre nella padella Insieme alla pancetta. insieme alla pancetta. Quindi qui. Allora, ora abbiamo messo anche Barbozzo. il barbozzo nella padella a cuocere e ora mescoliamo. Allora, mentre la pancetta sta cuocendo e la dovete mescolare finché non diventa croccante, tagliamo a fette il filetto. Per poi E poi sopra ci metteremo il pepe. verde. Lo tagliate tutto. Quello. Dopo che l'avete tagliato, mettiamo il burro sulla padella. Ah, ce ne mettiamo un po'. Una noce di burro, E mettiamo la padella sul fuoco. è un po' di olio. Allora, ora prendiamo il pepe verde e lo presciamo su ogni fetta. La pancetta nel frattempo si è cotta e quindi si può spegnere. Ora si mette il filetto nella padella Si fa cuocere 5 minuti per parte. e poi prendono due uova. E una ci si mette tutta intera e invece un'altra solo l'albume. No, il tuorlo. Cancella. E ora si deve girare la carne. Basta. Dopo aver separato l'altro uovo dall'albume, ci si mette un po' di sale fino. Battono le uova e intanto la carne ancora si fa cuocere e ci si mette un po' di sale. Sulle uova ci si mette anche un po' di parmigiano grattato e un po' di pepe. Dove è il pepe? Poi dopo aver messo anche il pepe si sbatte la carne dal fuoco e si mette in piatto. Allora, ora si mette nella padella dove avevamo cotto la carne e il prendi e lo facciamo evaporare. Poi nell'acqua ci si mette un po' di sale grosso e mettiamo gli spaghetti. Intanto continuiamo a far evaporare il brandy. Poi nella padella dove abbiamo cotto la carne ci mettiamo la panna.
va piano. E dove abbiamo cotto la carne abbiamo messo le altre cose, e dopo aver messo la panna ci si mette anche la senape. Ora rimettiamo giù la carne nella pentola. La facciamo insaporire. Poi giriamo la comunque carne. La carne è pronta, quindi la chiudiamo. Allora, la pasta è cotta e quindi la possiamo chiudere. Allora, ora scoliamo la pasta e la mettiamo nella pancetta. Dopo poi la mescoliamo un po' e ci mettiamo l'uovo di prima.